Abbiamo ripreso. Ecco qua, voi avete visto l'opera all'inizio, con le prime, proprio le prime saldature, il primo scheletro proprio. Ora cominciamo a vedere il corpo. Come vi avevo detto anche nel video precedente, questa scultura, la testa è molto più difficile della coda, molto più difficile perché ha due torsioni e Stefano ha dovuto dannare, veramente dannare. Questo punto qua che vi sto facendo vedere adesso, per esempio, ha dato questa curvatura, ha dato un sacco di problemi e adesso dopo un po' di giorni è stato risolto. In questi casi non è come l'argilla, che uno aggiunge e toglie facilmente. Dicevo, non è come l'argilla che togli e aggiungi qua, se sbagli devi ritagliare tutto con la tronchesina, con i dischi rotanti e risaldare, è un po' un pasticcio. Allora è meglio partire, avere le idee chiare da subito. Scusa Stefano, se mi avvicino, faccio vedere agli amici tutti Correggere i ancora questa tiranti. qua, vabbè, questa qua, Ecco sì, qua, questa qua c'è. invece poi da correggere anche questo qui ancora. È Questo arrivato qui Antonello. deve essere più Ecco uniforme. Antonello, Sì, poi Antonello Figus, cinque. il sindaco che ha voluto fortemente l'anguilla e poi la testa. Beh, aspetteremo anche nuovi ospiti, immagino, fra poco, fra non molto. Per adesso ve la posso ancora far vedere questa testa. Come vedete la parte finale non si vede niente, non c'è ancora niente e questo fino alla fine non si vedrà. La sorpresa non viene svelata. Dentro ci sono i calcoli. È bellissima questa parte qua. Ci sono i calcoli di Einstein. Normalissime misure, però sono belle. Dentro l'anima. Dentro il corpo della testa. Scusate perché sono salito sulla scala. Ok, questo è quanto.